Smart Italia, buongiorno, benvenuti in questa nostra rubrica in cui cerchiamo di raccontare tutti i giorni il paese che non si ferma, non si arresta nonostante le difficili condizioni di lavoro, le restrizioni governative dovute a questa emergenza Covid-19. Oggi ospitiamo due colleghi del Formez, Enrico Losardo, il responsabile del nostro settore ICT. Cerchiamo di capire, noi oggi siamo tutti, come vedete, nelle nostre case. Enrico, come è stato possibile metterci tutti in smart working? Raccontaci la fatica che avete fatto. Buongiorno Paolo. Buongiorno Claudia. Buongiorno Enrico, Claudia. come avete Sì. fatto? Beh, dunque, diciamo che qualche giorno prima, ascoltando le notizie preoccupanti che arrivavano dai media, avevamo cominciato ad ipotizzare una emergenza di questo tipo e quindi appoggiandoci alle nostre competenze, alle esperienze magari anche fatte in passato, quando ci siamo trovati a gestire altre emergenze come Formez, penso al terremoto dell'Abruzzo con di mia amica, dove avevamo attivato piccole cose per noi. Abbiamo iniziato ad utilizzare l'infrastruttura tecnologica di Formez, che è molto flessibile e versatile, per individuare la migliore soluzione per remotizzare tutti gli utenti del Formez. Una cosa Ecco, abbastanza. il Formez a quel momento, dopo le prime avvisaglie, dopo i primi segnali che venivano dai decreti, era già pronto tecnologicamente. Come avete fatto in poco tempo a renderci tutti capaci di entrare da remoto, di lavorare a distanza? Paolo. Beh, è stata una sfida molto complicata. C'erano alcuni progetti di soluzioni di connessione remota che per diletto professionale io seguivo da qualche anno. L'emergenza era tale che ci siamo resi conto che si sarebbe impennata a breve e ci siamo detti ora o mai più fondamentalmente. Quindi abbiamo valutato delle soluzioni a pagamento, però richiedevano dei tempi anche in emergenza che non erano compatibili. Alla fine abbiamo optato per una soluzione open source che in parte già conoscevo, che è sviluppata da un'università giapponese. È un software completamente open source, multiprotocollo, enterprise grade, si chiama Softether e in circa 4 giorni siamo riusciti a implementare questa soluzione presso il nostro data center remoto completamente virtualizzato, quindi con un'infrastruttura informatica sia all'avanguardia sia estremamente flessibile. Questo ci ha permesso in un tempo davvero, possiamo dire, record e a costo zero fondamentalmente, di remotizzare allo stato attuale credo circa 200 dipendenti. Quindi al momento 200 dipendenti lavorano da casa, potendo lavorare su questa rete virtuale del Formez. Ora o mai più ci sembra anche un bello slogan. Enrico, raccontaci questi 4 giorni di lavoro matto e disperato. Che cosa è avvenuto in quei 4 giorni? È avvenuto che abbiamo iniziato con una messa a punto della soluzione, facendo logicamente tutti i test, anche con un piccolo supporto da parte del nostro provider che ha dovuto riconfigurare i firewall per darci modo di dare il servizio al meglio, quindi far passare sostanzialmente tutte le possibili necessità. E poi ci siamo dati come obiettivo quello di accompagnare ogni singolo dipendente in questa sua nuova avventura, andando ad installare sul suo computer di casa, da remoto, tutto quello che necessitava per il collegamento alla VPN. In questo modo abbiamo evitato il fallimento preventivo, diciamo, dell'idea, perché colleghi magari poco tecnologici potevano trovarsi in grande difficoltà nell'installare software, configurarlo, eccetera. Noi, con l'esperienza di tecnici che abbiamo, siamo riusciti a superare tutte le difficoltà incontrate e abbiamo messo a macchia di leopardo, via via, sempre più ampia, tutti gli uffici e tutti i vari servizi dentro la VPN. Questo per garantire l'operatività dei vari settori,
Già da subito. Benissimo, ecco, come sta andando? Sono necessari molti interventi di assistenza? Come dal punto di vista vostro avviene questo smart working? Funziona? Sta funzionando? Sta funzionando, assolutamente sì, i colleghi sono molto contenti di questa soluzione. Le assistenze sostanzialmente sono dovute a un nuovo modo di interagire con la rete, quindi diciamo si trovano di fronte a delle risposte da parte del sistema che non sono a loro diciamo familiari. Noi reinterveniamo, gli spieghiamo dov'è che magari si bloccano e da quel momento vanno in autonomia. Quali altri interventi, brevemente, state cercando di mettere in campo proprio per evitare che i colleghi vengano negli uffici a recuperare, le loro cose, magari la gestione delle telefonate? Ecco, ci sono altri interventi che state facendo? Certo, il collega Bruni proprio oggi ha iniziato a deviare le telefonate verso i cellulari personali delle persone e contemporaneamente con Paolo stiamo valutando altre soluzioni, altri sistemi per supportare i colleghi con le difficoltà che via via incontrano e ci segnalano. Benissimo, Paolo Francolini, ce la faremo? Secondo me sì, siamo già a un buon punto, siamo già a un buon punto, tutto quello che stiamo facendo lo stiamo tarando già a lungo termine, quindi non è una soluzione che abbiamo pensato per gestire il momento, ma invece è una soluzione che aveva anche, diciamo, un po' la sensazione che questa cosa vada avanti un po' nel tempo. Noi dobbiamo essere in grado di garantire l'operatività di tutti i colleghi e il proseguimento delle normali attività dell'istituto. Quindi ora o mai più è stata una bella occasione. Grazie, Decisamente. grazie al settore ICT del Formes, grazie al vostro lavoro. Smart Italia continua, buona giornata. Buongiorno Enrico, arrivederci. Buongiorno. Ciao.